tutti quanti. Darei la parola per i saluti iniziali al dottor Michele Talo, che è il direttore del Centro Consorzi di Belluno, che è l'ente gestore del nostro polo universitario di Feltre. Grazie Michele, a te la parola per un saluto ai ragazzi in presenza e da remoto. Bene, allora più che un saluto, voglio farvi un augurio, quindi sono qua soprattutto per gli auguri e le feste. Io spero che questo problema del censimento si risolva perché sono veramente preoccupato. E quindi che alla fine insomma ci sia un po' di appiglio storico qui che si risolvano i problemi, ma di questo naturalmente è stato un anno difficile. Speriamo che il prossimo sia migliore e ogni volta che ci auguriamo l'inizio dell'anno si spera sempre in un anno migliore, ma quest'anno non può essere che così, Cioè, quindi peggio di così non può. è difficile pensarlo. Cioè, penso che un anno del genere. Quindi, soprattutto perché al di là delle malattie e cose, a parlarsi, a gestire i rapporti umani, no? Che poi alla fine io sono convinto che l'uomo da un lato è individuo e dall'altro è sociale. E quindi se riusciamo a far sì che questa individualità che abbiamo incamerato in quest'anno è trasformata in sociale per il prossimo, probabilmente avremo fatto bingo, nel senso che riusciremo a capitalizzare questa eccoci qua. Ecco Ecco, qua. Caro professore, grazie, a lei grazie. risolve il Allora, problema sì, più di me. però, allora, ragazzi, allora, intanto un caro saluto a chi è presente, a chi è da remoto. Allora, perché avevamo pensato di fare questo incontro, ecco anche Mauro che arriva, questo incontro sul censimento di Quirini è un tema, direte, cos'ha a che fare con mediazione linguistica? Ma forse ha a che fare poco, forse tutto, perché in realtà la questione del censimento, adesso leggeremo il passo del brano del Vangelo di Luca, è un po' un giallo della letteratura antica e in particolare della letteratura cristiana, perché non si riesce a capire, ci sono tutta una serie di rompicapi in questo testo di Luca, del Vangelo di Luca, che insomma creano insomma, una serie di problematiche e quindi bisogna cercare di capire attraverso un'indagine storico, archeologica, epigrafica, quindi fare veramente l'investigatore, il detective, capire se quello che dice, che noi ascoltiamo, perché io ovviamente è credente, tutti gli anni, la notte di Natale, quest'anno non è la notte, ma è prima perché abbiamo una serie di disposizioni che anticipano la messa della notte di Natale, ha un suo fondamento storico oppure no. Allora io direi di partire.
dalla lettura del passo dell'Evangelista Luca, che è l'unico Vangelo canonico che descrive questo censimento che sarebbe avvenuto proprio in occasione della nascita di Gesù a Betlemme. Vediamo che cosa. Vediamo poi di analizzare questo testo e i problemi che questo testo pone da un punto di vista giuridico e da un punto di vista storico. E vediamo di provare a fare i detective per mettere insieme i tasselli del puzzle. Allora chiedo a Francesca se legge il passo del Vangelo di Luca, siamo nel capitolo 2, versetti 1-7, e l'Evangelista, Luca era un medico, e l'Evangelista fa parte dei cosiddetti Vangeli dell'infanzia, è l'unico che riporta questo fatto. Luca e Matteo sono i due grandi evangelisti dell'infanzia. Gli altri Vangeli, ma ad esempio Marco e Giovanni, non riportano nulla dell'infanzia di Gesù. Matteo contiene la genealogia di Gesù e il racconto ovviamente dei magi che vanno a trovarlo, e Luca racconta l'annunciazione, la nascita di Giovanni Battista, la nascita di Gesù a Betlemme, e lo inquadra in una cornice storica particolare. Vediamo se questa cornice ha un fondamento o meno, oppure ci sono dei problemi di ordine giuridico costituzionale e come sono stati risolti questi problemi, questo enigma, questo rompicapo. Allora lascio la parola a Francesca che legge il passo del Vangelo di Luca. La nascita di Gesù. Ora avvenne che in quei giorni uscì un decreto di Cesare Augusto che si facesse un censimento in tutto l'orbe. Questo fu il primo censimento, mentre era governatore della Siria, Quirinio. E tutti si è iscritto. E lo fasciò e lo adagiò in una mangiatoia perché non avevano altro posto nella stanza. Allora, questo brano del Vangelo, sia per i credenti sia per i non credenti, è noto a tutti: la nascita di Gesù a Betlemme. Luca è uno dei quattro evangelisti, dei Vangeli canonici, cioè quei Vangeli che la Chiesa ha riconosciuto, che inquadra le vicende di Cristo all'interno della grande storia dell'Impero Romano. E Luca, proprio nella parte iniziale del Vangelo, nel capitolo 1, dice proprio di aver svolto delle accurate ricerche prima di stendere questo libro. Quindi Luca nel testo assicura i suoi lettori, il pubblico a cui il testo, il Vangelo è destinato, di dire: guardate che io ho fatto ricerche, come le hanno fatte altri, perché altri hanno messo mano a quello che io ho scritto. Quindi probabilmente Luca conosceva il Vangelo di Marco, che è il più antico, conosceva il Vangelo di Matteo, conosceva la fonte Q, i detti orali di Gesù, quindi aveva una serie di informazioni, e lui dice, tanto era uno scienziato, perché Luca era un medico, no? E quindi dice, con un metodo, chiamiamolo tra virgolette scientifico, dice, ho fatto delle accurate ricerche per vedere se quanto è stato riportato era vero o meno. E Luca parla proprio della nascita di Gesù a Betlemme. Betlemme era nel regno di Giudea, che all'epoca era governata da Erode, era un regno indipendente, era un regno amico di Roma, ma non era sottoposto al dominio romano, stava sottoposto dopo a Roma. Quindi quando nasce Gesù tra il 7 e il 6 avanti Cristo, sapete che Dionigi il Piccolo ha calcolato male la nascita di Cristo, non è l'anno zero. Noi sappiamo per certo che Gesù nasce sotto Erode. Erode muore nel 4 avanti Cristo. Quindi Gesù probabilmente nasce tra l'8 e il 6 avanti Cristo. Ma la data più probabile è il 7 o il 6 avanti Cristo. E Luca dice,
da nomi e cognomi. C'è Augusto che regna su Roma, sull'impero. Questo Augusto indice un censimento su tutta la terra, l'orbe conosciuto, e lo fa quando in Siria era legato un certo Publio Sulpicio Quirinio, che era un personaggio famoso, importante, era stato nel 12 a.C. console, era una figura di spicco, aveva fatto un cursus honorum importante. Luca dice che questo però fu il primo censimento. Fu il primo. Quindi il racconto lucano, in qualche modo, che noi sentiamo tutti gli anni, il racconto della Natività, segna l'inizio, lo chiamava così Piero Chiara. Piero Chiara è uno scrittore lombardo. Piero Chiara dice: con questo racconto Luca afferma il sorgere di una notte che si è estesa sul mondo come milioni di altre notti. Una notte che, conclude Piero Chiara, ha diviso il tempo tra prima e dopo Cristo. Ma al di là delle suggestioni, e Luca, abbiamo detto che è propenso a questa dimensione storica, anche nel capitolo terzo dirà: nell'anno quindicesimo dell'imperio di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, cioè, quindi c'è una dimensione storica. Allora, al di là del racconto, dell'immagine poetica che noi abbiamo, che cosa c'è di vero in questo racconto lucano? Visto che Luca è l'unico Vangelo che racconta così nel dettaglio la nascita di Gesù, neanche Matteo la dà per scontata, dice: nato Gesù a Betlemme di Giudea, alcuni magi, tines mago in greco, non tre magi, magi non erano tre, erano alcuni e non erano neanche dei re. Dice: alcuni magi provenienti dall'Oriente gli portano dei doni. Noi li associamo a tre perché tre sono i doni, ma in realtà il Vangelo usa l'aggettivo indefinito tines, che in greco vuol dire alcuni, tines mago, i sapienti. E quindi neanche Matteo racconta nel dettaglio la nascita, la racconta proprio Luca. Maria e Giuseppe da Nazareth vanno a Betlemme perché devono farsi censire. E lì avviene la nascita di Cristo. Maria partorisce, no, il suo figlio primogenito. Quindi Luca è l'unico Vangelo che più di tutti gli altri inserisce la vicenda terrena di Cristo all'interno di coordinate storiche ben precise. Per di più affermando di essersi lui stesso documentato, di aver fatto attività di ricerca, attività di archivio. Tuttavia, la maggior parte della critica e dell'esegesi biblica contemporanea non crede a Luca. Perché il testo che avevamo letto di Luca pone alcuni problemi di ordine giuridico, di ordine storico. C'è un famoso studioso biblista tedesco, Heinz Schurmann, e dice: il tema del censimento in Luca non ha un fondamento di realtà. Dice: Luca lo inserisce, cito testualmente, per porre la nascita di Gesù in rapporto con tutto l'impero. Quindi Luca inserisce questa cosa del censimento perché ha più una valenza teologica che storica. Cristo, che si fa persona, Dio, il Logos che si fa persona, nasce non solo realizzando le attese del popolo di Israele, del popolo eletto, come avevano annunziato i profeti, ma realizza le attese di tutto il mondo. Cristo nasce in un periodo in cui tutta la terra è pacificata,
la famosa Pax Romana. Quindi, dice Heinz Schurmann, biblista, teologo, esegeta, ma sì, Luca parla del censimento, però noi di questo censimento non abbiamo prove al di fuori del Vangelo di Luca, e quindi il riferimento al censimento va inteso in senso teologico, non certamente in senso storico. Cristo viene, perché dice proprio il Vangelo, dice un decreto di Cesare Augusto, dice che si facesse un censimento in tutto l'orbe, in tutta la terra. Quindi Cristo viene non solo per il popolo eletto, ma viene per tutti. Allora è certamente vero che i Vangeli che noi abbiamo, i Vangeli canonici, i tre sinottici più il Vangelo di Giovanni, non sono dei testi storici. Noi non possiamo aspettarci dal Vangelo un risultato. Non è come leggere un'opera di Tucidide, ad esempio, o di un altro storico latino o greco. Quindi sicuramente non sono dei testi storici, e sono dei testi che nascono all'interno della comunità cristiana originaria con una valenza sicuramente prettamente teologica. Peraltro le parti dell'infanzia, i due Vangeli che parlano dell'infanzia sono Luca e Matteo, gli esegeti dicono non sono stati scritti all'inizio, ma alla fine. I primi racconti che si tramandano sono i racconti della passione, della morte, della risurrezione. È lì il fulcro della fede, non è la nascita. Se Cristo non è risorto dai morti, vana è la nostra fede, dice l'Apostolo Paolo. Quindi la vera solennità, la vera festa per i cattolici, per tutti i cristiani, è la risurrezione, non è la nascita. Tra Pasqua e Natale prevale la Pasqua, non il Natale, che noi il Natale lo sentiamo di più, ma in realtà prevale la Pasqua. Perché se Dio si incarna ma non risorge, non sconfigge la morte, non me ne faccio nulla. È quella vittoria sulla morte, mi salva dal niente. Mi salva dal niente, mi salva dalla dannazione eterna, per un atto d'amore e attraverso un atto di libertà. Però, se è vero che i primi racconti riguardavano i racconti della passione, se è vero che i Vangeli hanno una connotazione teologica, questo non significa però che siano totalmente avulsi dalla dimensione storica. Perché comunque, se così non fosse, separerebbero, ma questa sarebbe l'eresia modernista condannata da Pio X, il Cristo della storia con il Cristo della fede. Il Cristo della fede è tale perché è vissuto storicamente, è nato, è cresciuto, ha fatto dei miracoli, è morto ed è risorto, secondo la fede cattolica. Quindi collocato in uno spazio storico-temporale ben preciso, ben determinato. Quindi è vero che i Vangeli non devono essere presi come delle opere di storia, gli evangelisti non sono degli storici, però non ha neanche ragione totalmente Schurmann quando dice, vabbè, Luca inserisce il censimento così tanto per dire Cristo viene non solo per il popolo eletto, quindi per il popolo ebraico, ma per tutti gli uomini. Perché c'è comunque uno zoccolo storico. C'è comunque uno zoccolo storico da cui il testo del Vangelo non può prescindere. Anche perché Luca, quando fa riferimento ai dettagli storici, è molto preciso. Nel capitolo 3, nell'anno 15° dell'impero di Tiberio, quando Ponzio Pilato era governatore, prefetto della Giudea, Erode, tetrarca della Galilea, qui questi nomi noi li troviamo non solo nei Vangeli, sono confermati anche da altre fonti storiche. È stata trovata anche un'epigrafe con il nome di Pilato, prefectus Iudeis, no, cioè prefetto della Giudea. Quindi dovremmo allora concludere che Luca si è inventato tutto, ha inventato il censimento nella notte di Natale, sentiamo, no? questo racconto, e corriamo il rischio di avere un duplice atteggiamento: o beviamo tutto, diamo per scontato che tutto quello che racconta Luca sia vero, oppure non ci crediamo. No, bisogna invece avere una posizione mediana. Veritas in medias res est, dicevo in latini, la verità sta nel mezzo, sta nel punto di equilibrio. Allora vediamo come si
risolve questo rompicapo. Perché è un rompicapo? Perché se noi guardiamo il testo del Vangelo di Luca, qualcosa da un punto di vista storico e giuridico non torna. Luca dice che un decreto di Augusto, dell'imperatore Augusto, il primo imperatore romano, ordinò che si facesse un censimento in tutta la terra. Noi oggi non abbiamo delle prove epigrafiche, storiche, che ci parlano di un censimento su tutta la terra avvenuto tra l'8 e il 6 a.C. Vedremo però come questo riferimento che fa Luca può trovare una sua giustificazione. E Luca però specifica che questo fu il primo censimento, il primo, quindi vuol dire che ce n'è stato un secondo. Quando Quirinio, questo personaggio, Publio Sulpicio Quirinio, era, dice, governatore, il termine correbbe sarebbe legato, era di Siria. Solo che io vado a vedere i dati storici, Quirinio fu governatore, ma non tra l'8 e il 4 avanti Cristo, nel 4 muore Erode il Grande, ma è governatore legato di Siria nel 6-7 dopo Cristo. E i dati, anche extra cristiani, confermano, ce lo dice ad esempio Giuseppe Flavio, nelle antichità giudaiche, che Quirinio è governatore della Siria nel 6-7 d.C. e che lì fa un censimento che riguarda la Giudea. Perché fa questo censimento? Lo fa tra il 6 e il 7 d.C. Perché la Giudea, morto Erode nel 4 a.C., era passata a suo figlio Archelao. Solo che questo Archelao aveva creato un po' di problemi con Roma e quindi Roma lo manda in esilio. E quindi da quel momento la Giudea perde la sua, anche se era una indipendenza formale, la sua veste di Stato indipendente e passa sotto la Palestina, scusate, sotto Roma, e quindi è controllata dal legato di Siria, che poi manda il prefetto che è Pilato. Quindi nel 6-7 d.C. Quirinio, che è effettivamente legato di Siria, fa un censimento perché la Giudea non è più un regno autonomo, è passato sotto Roma, perché il figlio di Erode il Grande, Archelao, viene esiliato. Giuseppe Flavio, che è un ebreo, non è un cristiano, scrive le antichità giudaiche, riporta questo fatto. Anche gli Atti degli Apostoli, che fanno parte del Nuovo Testamento, dice: sorse Giuda il Galileo al tempo del censimento, perché questo censimento aveva creato poi una ribellione, no? Cioè uno Stato formalmente indipendente con capitale Gerusalemme, passa sotto il controllo romano. E allora qualcuno ha detto: ma Luca ha confuso le date? La maggior parte degli esegeti dice: Luca ha confuso le date. Luca ha preso Quirinio, il censimento del 6-7 d.C., e lo ha spostato in avanti per ragioni teologiche. Quindi lo ha fatto volutamente per giustificare la nascita di Cristo a Betlemme, la discendenza davidica. E quindi, insomma, la motivazione di Luca non era certamente storica. Quindi Luca, secondo alcuni autori, alcuni esegeti, era perfettamente consapevole, anche perché nel 6 a.C. la carica di legato di Siria era di Quintilio Varo, non era di Quirinio. E questo è il primo rompicapo. Nel 6 dopo Cristo c'è un censimento, ma non è quello di cui parla Luca. O è lo stesso che però Luca ha, per ragioni teologiche, anticipato? Secondo,
nel 6 avanti Cristo, quando tra il 7 e il 6 avanti Cristo, quando nasce Gesù a Betlemme, secondo il testo lucano, è Quintilio Varo il legato di Siria, non è Quirino. E quindi il secondo problema. Ma c'è un terzo problema. Come faceva Roma, da un punto di vista giuridico costituzionale, a imporre il censimento a uno Stato che formalmente era sovrano, era indipendente, perché il regno di Erode il Grande era rex socius et amicus Rome. Era socio, era un re alleato di Roma, però formalmente era indipendente. Diventerà territorio romano solo quando Archelao, il successore, il figlio di Erode, verrà mandato in esilio, e quindi nel 6 dopo Cristo, e lì Quirinio fa il censimento. E questo è accertato dagli Atti degli Apostoli, da Giuseppe Flavio. Atti degli Apostoli sono una fonte cristiana, Giuseppe Flavio no. Ma il censimento del 6 dopo Cristo è accertato anche da delle fonti epigrafiche. Quindi si pone un problema. Luca ha confuso tutto. Si è inventato di sana pianta, ha anticipato il censimento, ha volutamente inserito questo riferimento, ha inventato un qualcosa che non c'era, quello che c'è stato dopo, ma per una ragione teologica. E quindi capite che è un rompicapo, una sorta di giallo. Problema che ha affascinato molto gli storici. Oggi le Bibbie lo liquidano come Luca ha sbagliato data. Lo ha fatto per finalità, come vi dicevo prima, teologiche. Cioè, ha voluto in qualche modo anticipare un fatto accaduto dopo per giustificare la nascita di Cristo a Betlemme. Voi prendete anche la Bibbia di Gerusalemme, è il testo, la versione della CEI, in nota, trovate questo. In realtà non è proprio così, e si può dimostrare ragionevolmente, non abbiamo ovviamente una verità inoppugnabile, abbiamo però alcuni elementi che ragionevolmente, adesso vedremo quali sono questi elementi, ci fanno propendere per l'esattezza del racconto di Luca. Anche perché Luca parla proprio di primo censimento, quindi è consapevole che c'era stato un secondo, altrimenti non avrebbe detto primo. Invece il testo lucano dice: questo fu il primo censimento. Allora, per risolvere questo problema dobbiamo vedere gli attori in campo, no? Come in una scena del crimine, dobbiamo raccogliere gli indizi. Qui non abbiamo un crimine, però abbiamo un piccolo giallo e dobbiamo raccogliere gli indizi. Allora vediamo se questi indizi hanno una loro rispondenza storica o meno e come far quadrare questi indizi nel quadro raccontato da Luca, senza però delle forzature. Luca dice che in quei giorni uscì un decreto di Cesare Augusto, quindi siamo sotto il regno di Augusto, l'impero di Augusto. Augusto è un personaggio storico. Augusto non c'è bisogno che Luca ci dica che sia esistito. Augusto prende il titolo di Augustus nel 27 avanti Cristo, di Pater Patre nel 2 e muore nel 14 dopo Cristo. Quindi Augusto è stato il primo princeps, no, il primo principe, il primo imperatore di Roma. Quindi sull'esistenza di Augusto siamo tutti concordi, al di là del Vangelo di Luca. E sappiamo che Augusto faceva dei censimenti, è attestato nelle res geste, cioè una sorta di testamento politico che lui fa un anno prima di morire. Lui muore nel 14 d.C. e muore dicendo: applauditemi se ho recitato bene la farsa della vita. Scrive questo testamento e lo fa affiggere nel celebre monumento Anciranum, che si trova in un tempio dedicato a Augusto, la dea Roma, ad Ankara, l'attuale capitale della Turchia. Augusto fa un censimento
generale di tutto l'impero, cioè che coinvolge i cittadini romani. E questo censimento veniva fatto, questi censimenti che coinvolgevano i cittadini romani venivano fatti non per pagare le imposte, ma per fini statistici, per contarsi praticamente. Noi siamo certi di tre censimenti, perché lo riporta Augusto stesso nel suo testamento politico, nel monumento Anciranum. Quindi è il suo testamento fatto redigere in latino e in greco sulle pareti del tempio di Augusto e di Roma ad Ankara, uno nel 28 avanti Cristo, uno nell'8 e 7 avanti Cristo e uno nel 14 dopo Cristo, quindi l'anno della morte. Però le fonti ci attestano che Augusto, e ce lo dice Dione Cassio, che è insomma, uno storico greco, 155-235 d.C., era un magistrato, scrive un'opera monumentale, in 80 libri, ne abbiamo 25, la storia romana, parla addirittura di 11 censimenti locali fatti da Augusto. Quindi ci sono dei censimenti generali che riporta Augusto stesso e dei censimenti locali di Augusto. Nel 12 va a censire le Gallie e la Spagna. Nell'11 la Dalmazia, nel 10 la Cirenaica, nell'8 e nel 7 l'Egitto. Non si parla effettivamente di un censimento avvenuto in Siria, però sempre da Dione Cassio e dalle fonti che abbiamo, Augusto aveva in mente un progetto integrale per finalità sia statistiche sia fiscali. Il censimento era per fini statistici per i cittadini romani, era per imporre le imposte, quindi per fini fiscali, per i territori dell'impero, quelle province che erano state occupate da Roma. Quindi c'erano due tipi di censimento: c'era un censimento per fini statistici che riguardava i cittadini romani, mentre chi non era cittadino romano, che viveva nelle province occupate, veniva censito perché doveva pagare le tasse. Ora, Dione Cassio, le fonti che abbiamo, ci dicono che Augusto aveva un progetto di fare un grande censimento sia per fini statistici, sia per fini fiscali dell'intero impero, partendo dalla capitale, per ritornare ad essa attraverso una sorta di reticolo amministrativo. Quindi noi sappiamo che Augusto voleva fare un censimento di tutto l'impero e voleva farlo per fini fiscali per chi non era cittadino romano e per fini statistici per chi invece era cittadino romano, perché a partire dall'età imperiale i cittadini romani non pagavano le imposte, erano esentati. Solo pagavano le imposte, solo coloro che venivano sottomessi da Roma. Però Augusto voleva, dalle fonti che abbiamo, Dione Cassio, fare questo grande censimento statistico per i romani, fiscale per le province sottomesse, che doveva partire da Roma e attraverso un reticolo amministrativo ritornare a Roma. Il censimento, ecco perché Luca lo chiama il censimento di tutta la terra. Quindi c'è una volontà censuale da parte di Augusto, documentata da fonti non cristiane, quindi da fonti esterne, anche se non c'è scritto espressamente che avviene tra l'8 e il 7 avanti Cristo. C'è un censimento generale tra l'8 e il 7, però è un censimento che riguarda cittadini romani. Mentre, e questo è l'altro problema, Erode, che muore nel 4, era un regno autonomo, era un regno indipendente, quindi tu non puoi censire un regno, non puoi imporre, anche da un punto di vista costituzionale, un atto che sia efficace in un regno che non è sottoposto a Roma. Erode è rex socius et amicus, è re alleato ed amico di Roma. Roma non poteva intervenire su.
in un territorio che non era formalmente sottoposto all'impero di Roma, in quanto regno indipendente, in quanto regno autonomo. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che è vero che il regno di Erode fino al 6 d.C. è un regno formalmente indipendente, formalmente autonomo, però nella storia, non solo nella storia romana, non sono mancati casi in cui gli imperatori hanno fatto censire anche stati indipendenti e autonomi. Noi abbiamo delle prove, abbiamo delle prove. Una di queste prove è nella città di Apamea di Pisidia, che è una città libera e federata di Roma, che è sottoposta ad un vero e proprio censimento tra il 9 e l'8 avanti Cristo. Censimento fatto da chi? Fatto da un certo Quirinio. E sapete chi ci riporta questo dato? Questo dato ce lo riporta una iscrizione che si chiama Lapide di Venezia, che si trova a Venezia nel Museo Archeologico Nazionale. Io qui ho un testo della professoressa Laura Boffo, Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia, fatto molto bene, che riporta proprio l'iscrizione di Quirinio. E si trova a Venezia, questa iscrizione si trova a Venezia e parla del censimento che fece Quirinio nella città autonoma, libera e federata di Apamea di Pisidia. A riprova quindi che c'era un certo Quirinio che girava nella zona e che comunque erano possibili dei censimenti anche in stati formalmente autonomi e formalmente indipendenti. Questa iscrizione è interessante, si trova a Venezia, al Museo Archeologico Nazionale, è un'iscrizione che è stata... è arrivata a Venezia da una, come materiale, come zavorra di una barca, di un'imbarcazione praticamente. Poi un nobile veneziano usa questa iscrizione per sistemare il muro della sua casa. No, è interessante come viene scoperta questa... Doveva sistemare il muro della casa, stavano facendo dei lavori e a un certo punto trovano questa iscrizione. Ve la leggo che la trovo... Perché è molto interessante questo testo, è fatto molto bene. Eccolo qua. L'iscrizione con il ricordo di Sulpicio Quirino. Eccola qua. Questa iscrizione è stata trovata, venne pubblicata per la prima volta nel 1719, ma era stata vista a Venezia, a casa di questo nobile veniero, nel 1674. E poi era stata copiata. In un primo momento venne ritenuta falsa, poi però a seguito dei lavori fatti per ristrutturare la casa scoprono la parte mancante del testo e quindi riescono a metterla insieme. Questa iscrizione racconta la carriera di un certo Emilio II che ha operato, dice, sotto il legato Publio Sulpicio Quirinio, che ha censito la città di Apamea. Cioè noi abbiamo un'iscrizione, ovviamente fuori, una fonte non cristiana, che conferma questo censimento in una città autonoma. C'è questa iscrizione che trovate proprio a Venezia, piazza San Marco, al Museo Archeologico Nazionale. Allora, è possibile, se abbiamo delle prove... anche Traiano nel secondo secolo d.C., per esempio a Reims, farà la stessa cosa, farà un'attività censuale in una città federata, però autonoma. Quindi questa pratica, anche se il regno di Erode era un regno formalmente indipendente, non è del tutto sconosciuta. Ma allora, perché Roma avrebbe dovuto imporre il censimento a Erode? C'è un dato che riporta Giuseppe Flavio, che è un giudeo filo-romano, attenzione, non è filo-cristiano, è filo-romano Giuseppe Flavio, nelle antichità giudaiche, che avviene nel 7 a.C. e pochi storici lo prendono in considerazione questo dato. Ne parla il professor Giulio Firpo dell'Università di Chieti in un suo testo
fondamentale, poi scritto benissimo, raro si trova, io ce l'ho a casa, dell'83, questo libro, edito dalla casa editrice Paideia, che si intitola Problema cronologico della nascita di Gesù. Firpo dimostra, guardando a Giuseppe Flavio, quindi un autore non cristiano, che cosa fa Erode il Grande, re di Giudea, stato formalmente indipendente da Roma nel 7 a.C., quindi il periodo in cui si presume sia avvenuta la nascita di Cristo, e in cui abbiamo la congiunzione di Giove e Saturno, che dà vita a quella che tutti chiamano stella cometa, in realtà il Vangelo non la chiama stella cometa, la stella cometa deriva da Giotto, perché nella cappella degli Scroveni, nella mangiatoia, lui disegna la cometa, quindi tutti hanno pensato alla cometa di Halley, mentre in realtà quella che vedono i magi è una congiunzione di due pianeti, che avviene nel 7, Giove e Saturno. Eh sì, Giove e Saturno. Ma cosa fa nel 7 a.C. Erode, il Grande? Aveva fatto una spedizione senza l'autorizzazione di Roma, perché abbiamo detto che era sì uno stato indipendente, ma aveva bisogno dell'autorizzazione di Roma per muovere guerra agli altri popoli. Erode il Grande, è vero che era rex socius et amicus di Augusto, ma doveva chiedere il suo permesso, la sua autorizzazione per muovere guerra. Erode muove guerra contro un popolo limitrofo, che era il Patei, e lo muove senza aver chiesto preventivamente l'autorizzazione all'imperatore romano. È Giuseppe Flavio che racconta questo, non lo raccontano i Vangeli, quindi una fonte non cristiana. E si parla proprio di una rabbia molto, molto forte da parte di Roma, che impone ad Erode e ai suoi sudditi un giuramento di fedeltà, dice Giuseppe Flavio. Ed è probabile, anche qui non abbiamo la certezza assoluta, però è ragionevole, sulla base di quello che ci dice Dione Cassio, che proprio nell'occasione del giuramento di fedeltà all'impero, fatto nel regno di Giudea, che aveva mosso guerra contro i Nabatei senza la preventiva autorizzazione di Roma, in quell'occasione, quando questo ce lo riporta Giuseppe Flavio, che i giudei dovettero fare questo giuramento di fedeltà e che suscitò una ribellione all'interno del popolo ebraico, perché era considerato un atto blasfemo, idolatrico, no? Perché tu il giuramento di fedeltà lo fai a Dio, non all'imperatore romano. Roma aveva sempre tollerato i culti. Ed è probabilmente in occasione, quindi, di questo giuramento che si inserisce quella tendenza che abbiamo visto provata già in altre occasioni di estendere anche a un regno formalmente autonomo un censimento su tutto l'impero. Quindi quell'attività censuale che parte da Roma e attraverso quel reticolo amministrativo doveva rientrare a Roma. È ragionevole. Non sto dicendo che abbiamo delle prove, non le abbiamo. Per iscriversi con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, noi sappiamo che i censimenti romani erano dei censimenti residenziali, cioè non serviva a spostarsi. Io vengo a casa tua e ti chiedo chi sei, come ti chiami, quanti membri sono quelli che compongono la tua famiglia, eccetera. Ovviamente il censimento che poteva fare Augusto non era un censimento per fini tributari, ma era un censimento statistico. Perché era un regno formalmente autonomo, indipendente, non era un regno sottomesso da Roma ancora. Solo il secondo censimento, quando viene mandato via Archelao, è un censimento fatto per fini tributari. Però
Cosa fa Erode? È verosimile che faccia Erode. Lo riporta sempre il professor Firpo. Siccome nella tradizione ebraica, lo dice chiaramente il libro biblico dei numeri, nell'Antico Testamento, si ripeteva fate il censimento di tutta la comunità degli israeliti secondo le loro famiglie e secondo il casato di loro padri. Quindi il censimento viene fatto su base etnica e non su base residenziale. Ecco che allora, pur imponendo l'atto di fedeltà, di cui siamo certi, a Erode, da parte del regno di Giudea, di cui lui era sovrano, e contestualmente è verosimile che in quell'occasione abbia anche avviato l'attività censuale per motivi statistici in Giudea, proprio per rispettare la tradizione ebraica, del libro dei numeri, non è stato eseguito un censo per residenza, ma sulla base della provenienza etnica. Ecco perché Luca dice che Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì verso la Giudea, a una città di Davide, chiamata Betlemme. Qual è l'ultimo ostacolo prima della fine di questa storia? È Quirinio. Perché nel 7-6 a.C., legato imperiale in Siria, era Senzio Saturnino, a cui subentra in quello stesso anno Quintilio Varo, che reggerà la legazione di Siria fino al 5-4 a.C. Nel 4 muore Erode. Quindi, come trovare spazio per Quirinio? Luca ha confuso i censimenti? Ma Luca però specifica che questo fu il primo censimento. Il primo. Quindi c'è una scansione cronologica tra il uno che avviene e un altro. Quindi, da un punto di vista della traduzione, non c'è dubbio, perché qualcuno aveva proposto una traduzione di questo tipo. Questo censimento fu prima di quello ordinato da Quirinio, però da un punto di vista della sintassi e da un punto di vista stilistico è improbabile, dicono gli esegeti. Anche perché il testo è chiaro, dice fu il primo censimento. Quindi vuol dire che Luca non sta confondendo i censimenti, sa benissimo che ce n'è stato un altro dopo, anche perché Luca è l'autore degli Atti degli Apostoli, che parla del secondo censimento, quello del 6, quando la Giudea non è più indipendente, ma è sottoposta a Roma, al dominio romano. Ecco, Firpo dice che Quirinio, dopo il trionfo su una popolazione barbara, una popolazione ribelle degli Omonadensi, rimase in Siria tra il 9 e il 7-6 a.C., guarda caso quando viene imposto l'atto di fedeltà a Erode e l'eventuale attività censuale, con un imperium speciale. Perché? Perché il governatore della Siria ufficiale dell'epoca, che era effettivamente Saturnino, era impegnato in una guerra contro gli armeni a causa di alcuni disordini dinastici. E allora Luca riporta il nome di Quirinio perché effettivamente fu lui a indire, per conto dell'imperatore, a sorvegliare l'attività censuale in Giudea, perché in quel periodo il legato ufficiale non c'era e quindi lui rimane, è dotato, dicono le fonti, di un imperium speciale, cioè di un incarico straordinario. Luca ovviamente non lo specifica, non va così nel dettaglio, ma perché? Perché non è uno storico. Però dice che questo fu il primo censimento mentre era governatore. Era governatore perché aveva un imperio speciale, perché controllava lui la Siria, nel cui territorio era compresa, Siria va intesa non come oggi la Siria, ma va intesa un po' tutto il Medio Oriente, che dipendeva ovviamente dalla
diciamo così, rappresentante dell'imperatore in Siria, era sì Saturnino, ma in quel momento non c'era, perché era impegnato in una guerra contro gli armeni. E guarda caso, tra il 9 e il 7-6 avanti Cristo, Quirinio è lì con un imperium speciale. E quindi, mettendo assieme tutti gli elementi, noi possiamo dire che Luca probabilmente non confonde. Non abbiamo delle certezze assolute, questo no. Però possiamo dire in maniera ragionevole che il racconto lucano, che ripeto, non è un racconto storico, quindi devo tener conto anche del genere letterario dei Vangeli, però, come dice il professor Giulio Firpo dell'Università degli Studi di Pescara, Quirinio sia stato presente nel 7 avanti Cristo, che ci sia stato un censimento che rientrava nell'ambito di una volontà censuale chiara dalle fonti extracristiane da parte di Augusto, e che questo censimento si sia inserito proprio quando Erode è obbligato dall'imperatore, per aver mosso guerra contro i Nabatei senza aver chiesto autorizzazione, a giurare fedeltà all'impero. E per evitare problemi al popolo ebraico, che già si era ribellato contro questo atto, usa il criterio del censimento etnico e non residenziale, perché così prescriveva la Bibbia e in particolare il libro dei Numeri, che come sapete è un libro dell'Antico Testamento che rientra nel Pentateuco. Quindi alla domanda, ma Quirinio ha censito Gesù? Non possiamo dire sì in maniera assoluta, ma possiamo dire in maniera ragionevole che il racconto lucano non è proprio così campato per aria, e che forse la teoria che oggi trovate nelle Bibbie di Gerusalemme, qualunque Bibbia che prendete, la parola Bibbia deriva dal greco, ta bibla, vuol dire i libri, non è così campata per aria. Quindi c'è una ragionevole possibilità che Quirinio abbia censito Gesù, anche perché lo stesso Luca dirà all'inizio del testo del Vangelo, perché lo prendo che non ce l'ho sotto mano e poi chiudiamo. Dice: poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, molti hanno cercato. Quindi Luca presuppone che ci siano delle fonti a cui lui attinge. Sicuramente aveva davanti il Vangelo di Marco e di Matteo, oltre alla fonte orale, perché lui lo dice proprio nel capitolo 1, cioè il capitolo in cui inizia il Vangelo. Hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ci hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari. Così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scrivere un resoconto ordinato per te, o illustre Teofilo, lui si rivolge a questo amico, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Quindi è Luca stesso, ciao Luca, che è arrivato, dottor Galimberti, che racconta di aver fatto delle accurate ricerche. Quindi è ragionevole, è probabile che il racconto lucano non sia completamente infondato, ma abbia invece una sua base storico-giuridica. È interessante quante volte Luca usa il termine censimento, il verbo censire. In greco è apografein, apografein. Scrivere sopra, apografe. Ecco, io con questo avrei concluso, scusatemi se mi sono dilungato, però insomma è un tema interessante. Ecco, c'è questo bel testo, se volete, della professoressa Laura Boffo, che è una
epigrafista, studia epigrafia e antichità greche all'Università degli Studi di Trieste, che scrive questo bellissimo libro, Le iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia, cioè cerca di far concordare, diciamo così, i dati storici che emergono. Si chiama Laura Boffo, Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia. È un testo del 90, con la premessa di Emilio Gabba, che è il suo maestro. È un testo del 94. Brescia, Paideia Editrice 94. Lei amplia il lavoro fatto del suo maestro, insomma. Questo testo è un testo, insomma, fondamentale, e c'è anche proprio l'iscrizione, è commentata l'iscrizione, e parla del censimento di Quirinio ad Apamea, questa città autonoma, quel Quirinio che probabilmente ha censito anche Gesù, e questa iscrizione epigrafica si trova nel Museo Archeologico Nazionale di Roma, ma ce n'è un'altra, solo che è acefala, cioè non ha l'intestazione, che alcuni fanno risalire a Quirinio e che si trova nei Musei Vaticani, ed è, adesso ve lo dico, è stata trovata nel 1784 a Tivoli, e descrive la carriera di un personaggio che fu per 2 volte legato imperiale di Siria e Fenicia. Vicino, vicino. E molti hanno pensato proprio a Quirinio, dice che fu 2 volte legato in Siria. Perché pensavano a Quirinio? Perché era nativo della zona. Anche se manca la testa, è acefala, non c'è l'intestazione. Però c'è nei Musei Vaticani, quindi abbiamo 2 fonti epigrafiche, quindi non cristiane, che ci parlano di questo Quirinio. Quindi sappiamo, quindi Luca ci promette di aver fatto delle accurate ricerche. Visto che c'era stato questo scarto Di Erode. di Erode, per cui poi dopo appunto Questo lo sappiamo per certo perché ce lo racconta Giuseppe Flavio, sì. cioè gli aveva imposto censimento, ma comunque Aveva posto un giuramento di fedeltà e giuramento poi. di fedeltà, vabbè, poi un censimento su base etnica, chiamiamolo così, ecco là che poteva essere il primo di queste forme di censimento fatto su un popolo federato che però aveva Bravissimo, sbagliato, però aveva sbagliato. bravissimo, Questa potrebbe essere l'interpretazione bravissimo. E perché poi il secondo censimento è quello del 6 d.C., quello venne fatto invece per ragioni tributarie. Perché? Perché la Giudea, Archelao viene mandato via, la Giudea passa sotto il controllo di Roma. Buon Natale. No, vabbè. Parte, no, no, grazie, grazie a tutti. Insomma, ho voluto fare questa cosa qua. Beh, in realtà era solo un pretesto per salutarvi, per vedervi. Non ho la pretesa di fare il linguista né di mettermi a studiare epigrafia latina e greca e di fare l'esegeta dei Vangeli, perché non ho queste competenze. Ma era un'occasione per vedersi, per vedere i volti delle persone, anche gli amici che sono collegati, insomma, Arianna, Carolina, Denis. E vedervi, insomma, dirvi grazie per quello che fate, perché voi siete quelli che credete in questo progetto, per dire grazie a Francesca, per dire grazie a Luca, per dire grazie a voi, perché c'è un impegno da parte di tutti. Voi venite la sera, molti di voi, beh, alcuni vengono al diurno, ovviamente Arianna c'è al diurno, anche Denis. Insomma, siete voi che credete in questo progetto, e quindi siete un po' la nostra linfa, insomma, siete un po' di casa, siete di famiglia. Ecco, allora si voleva fare così questa cosa. Siamo una piccola realtà universitaria, quindi abbiamo fatto questa piccola lezioncina, è Natale, e quindi abbiamo parlato così di Quirinio, insomma, me ne ero occupato così qualche anno fa su una parrocchia, mi ha invitato, insomma, a parlare di questa cosa. Ho tirato fuori un po' gli appunti, ma sì, buttiamo là questa cosa, che tutti leggono il Vangelo la notte di Natale, ovviamente perché è credente, legge questo Quirinio, viene fatto il censimento, ma ci fu questo censimento, non ci fu. In realtà avevano 2 fonti epigrafiche, una nei Musei Vaticani e una proprio a Venezia, che parlano di questo personaggio che avrebbe, usiamo il condizionale, avrebbe censito Gesù Cristo, insomma. Ecco, allora ragazzi, io vi mando davvero un abbraccio di cuore a Denis, a Carolina, ad Arianna, a voi e alle vostre famiglie. Grazie. Veramente Grazie mille.
sia veramente per tutti, è stato un anno brutto questo, brutto, brutto sotto ogni punto di vista. Ecco, il prossimo sarà ancora peggiore del primo. No, non so se l'hai capito, ma il prossimo. Vi faccio salutare i vostri colleghi. Eccoli qua, c'è anche il professor Galimberti di lingua. Eccolo qui, vi faccio salutare. Eccoli qua. Mauro, ti vuoi salutare? Ciao, ciao. Francesco. Ragazzi, un grande abbraccio forte a tutti. Grazie per la pazienza. Ciao, Deli, ciao Carolina. Ciao, grazie a lei. Buon Natale, buon 2021. Ciao. Grazie altrettanto. Ciao, ciao belli, ciao, ciao.